Ci sono tante novità qui al Salone dell'Auto di Torino, ci troviamo sempre presso gli stand di Via Roma e adesso siamo presso lo stand di una coppia di marchi che veramente promettono di far parlare molto di sé nel prossimo futuro, anche sul mercato italiano. Parliamo di Omoda e JAECOO. Siamo qui in compagnia di Francesco Cremonesi, PR Senior Manager dei due marchi per l'Italia. E allora cominciamo magari parlando di quella che abbiamo qua alle nostre spalle, l'Omoda. Allora, quella che vedete alle mie spalle è Omoda 5, che è la prima vettura che, diciamo, è arrivata sul suolo italiano, è già disponibile presso i concessionari della nostra rete concessionaria, la nostra rete commerciale. È un crossover da 4,37 m, alimentato da un motore 1.6 turbo benzina, quindi assolutamente una motorizzazione tradizionale non elettrificata per l'inizio, diciamo così. Quindi assolutamente un tipo di vettura che ha ancora molto, molto da dire sul nostro mercato. E poi c'è JAECOO. E poi abbiamo invece JAECOO 7, che arriverà a breve, quindi è questione proprio anche questo di settimane. Si tratta invece di un SUV con delle caratteristiche off-road spiccate, quindi trazione integrale con trasmissione ad albero, sette modalità di guida per suoli e fondi accidentati, insomma. Veramente un prodotto molto molto interessante, anche in questo caso alimentato da un motore 1.6 turbo benzina, ma con l'inizio del 2025 lo proporremo anche con una innovativa soluzione plug-in hybrid. Benissimo, tra l'altro sono due auto che, come potete vedere nelle nostre immagini, hanno molto da dire anche dal punto di vista dello stile e vi aspettano qui per essere viste dal vivo in via Roma allo stand Omoda JAECOO. Grazie mille.